Ciao a tutti ragazzi e buon mesh a tutti gli altri. Eccoci qua il nuovo giochino di Peppe, perché questo giochino me l'ha regalato Nebbia e lo ringrazio, che si chiama The Level 22. Ancora non ho capito bene di cosa si tratta questo gioco, quindi andiamo avanti, perché come ho capito è un punto e clicca. Allora, andiamo qua sopra. Marti, ciao cari, buon compleanno. Oh Marti, grazie mille, ma evita di gridare al telefono. Questa mattina sono un campione al mondo di mal di testa. Serata dura, eh? Memorabile, non ho molto tempo per parlarne, sono in super ritardo. Con tutti i ritardi che ho già fatto, rischio il licenziamento se mi beccano di nuovo. Sono questi i momenti in cui sono contento di non lavorare più in quel posto. Dunque stai per entrare in modalità stealth, giusto? Cercherò di raggiungere... Perché senza apostrofo? L'ufficio senza farti vedere i colleghi. Fantastica sfida. Esatto, e tu mi aiuterai. Per questa missione mi servirà un assistente, un maestro dell'arte. Di scansare fatica senza farsi scoprire. In altre parole, avrò bisogno di te, Marti. Oddio, gli è spuntata la lacrimuccia. Mi dico, finalmente qualcuno apprezza i miei talenti. È come se tutta la mia vita non fosse una successione di eventi che mi hanno preparato a questo fatidico momento. Non ti stai caricando un po' troppo? Giusto un po'. In ogni caso, se hai bisogno di me, fammi uno squillo con la tazza di caffè agli occhi. Allora, andiamo avanti, vediamo che succede. Oddio, ma quello mi vede subito. Marti, sono di fronte a un posto di sicurezza. Cosa faccio? C'è un agente. Evitalo, striscia contro il muro e cerca di passare il più lontano possibile da lui. Sei sicuro di quel che dici? Non mi vedrà. È mattina, tutti sono un po' rintronati. Fidati di me. Va bene. Non mi ha visto mai. Oddio. Questo dorme. Eccolo un altro fottuto stravizio ieri sera. Cos'è quella? Vediamo. Scheda d'accesso. Perché non scrivete quella? Cos'è? Chiamo. Marti, credo di aver trovato qualcosa di grosso qui. E il collega non ti sente dietro. Hai messo le mani su dei buoni pasto? No, una cassaforte. Con dei buoni pasti dentro. Te lo dirò quando l'avrò aperta. Hai qualche idea per la combinazione? Fammi pensare. Forse è un'idea. Quelli che devono inventarsi le combinazioni per le loro casseforti spesso si ispirano a quello che hanno sotto gli occhi in quel momento. Quindi quando trovi delle casseforti del genere, prova a immaginare le cifre che potevano avere in mente il tizio che l'ha composta. Che cazzo, non ne so. Devo farmi ispirare all'ambiente, quindi esatto. Grazie dell'aiuto. È tipo numero uno. Viva. Guardo così. Così questi sono 2-3. Potrebbe essere anche 1-1-1-1-1-1 comunque. Uno divano. Comodino, scatole. Bello. Poi mi dite la soluzione, perché poi lo veniamo a sapere. Allora, andiamo di qua. Bene, ci deve essere una scala di servizio da qualche parte. Devo trovarla. La scala. Ma perché c'è un Batman? The Dark Bat. Wow, morirei di invidia, Marti. Ho appena trovato un action figure da una collezione troppo bella. Puoi controllare se per incredibile combinazione c'è il mio nome scritto da qualche altra parte? Il tuo nome perché? Non ci credo, come lo sapevi? C'è scritto Marti, 14 anni e mezzo, scuola elementare. 14 anni a scuola elementare, Santo Domingo. Ridammela è mia. Non ti scaldare, te la tengo da parte. Adesso spiegami come hai fatto il tuo raccoglitore di tutto il giocattolo e fine qui. Quando mi hanno licenziato non mi hanno dato nemmeno il tempo di prendere le mie cose. I miei effetti personali sono stati sparsi per tutto l'edificio.
Giocattoli di collezione inestimabili, la passione della vita perduta per sempre. Beh, almeno ha trovato questo. Beh, ma siamo lontani ancora dall'obiettivo. Adesso che ho la conferma che la mia preziosa collezione risiede ancora tra quelle mura, ti affido la missione di ritrovarmi nella sua totalità. Oh, non mi piace quando diventi così solenne. Va bene, cercherò di tenere gli occhi aperti, promesso. Sei un grande, Gary, lo so. Un'altra cosa non c'entra niente con questo, ma eri ancora all'elementare a 14 anni. Marty? Via, 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 correre, correre, forza. Che non ci vede mai. Marty, la porta della scala di servizio è bloccata. È l'apostrofo l'unico modo di aprirla è con una scheda d'accesso che ho già preso. Se non hai una, trovala in fretta. Io ce l'ho. E la uso. Wow, secondo livello, forza ragazzotti, andiamo avanti. Mamma mia, sono bravissimo. Allora. Via. Sono invisibilissimo. E non mi vede perché l'ho vista chiusa, capito? Qua c'è un'altra cassaforte, chissà che a cosa si è ispirato questo. Quindi evitiamolo brutalmente. Questi tizi non riusciranno a riconoscermi se passo rapidamente davanti a loro, dal loro campo visivo. Andiamo. Collega, Marty, sei tu? Marty, come stai? Marty, Gary, come stai, Gary? Ok. Marty, Gary, più sali più piani con il rischio di farti scoprire. Non si è capito un cazzo che ho detto, scusate, sono bestia raffreddore EU. Devi trovare qualcosa dietro con cui nasconderti. Nessun problema, ci sono gli sgabuzzini. Sì, e se non sono in giro nel momento del bisogno che fai? Non lo so. Devi trovare qualcosa dietro in cui nascondere la tua faccia. Di che genere? Un oggetto abbastanza piccolo da tenere in tasca, ma abbastanza grosso da nascondere il tuo testone. Ehi, io non ho la testa grossa. Zitto e cerca. Sì, è una testa enorme, figlio mio. Penso che il giornale vada bene. Vediamo se è vero. Sono bestia invisibile. Guarda la bestia invisibilità, eh. Guardate l'invisibilità di un giornale, guarda, io leggo un giornale in mezzo a un ufficio e nessuno mi nota perché ho trovato un altro giocattolo. Cloverin, non è Wolverine, no. Sono un coglione, scusate. Va bene ragazzotti, questo era The Level 20, ve l'ho voluto presentare con i giochini di Peppe. Su Steam qualche Humble Bundle lo trovate a niente ragazzotti, ma proprio niente. Su Steam credo che sia qualche 3 euro e su Humble Bundle addirittura se mettete un euro, un dollaro ve lo portate. A questo punto ragazzotti, ringrazio sempre Nebbia per avermi regalato il gioco. A questo punto io sono Peppe, vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace se il video di giochini di Peppe vi è piaciuto, di mettere un mi piace lo stesso anche se il video non vi è piaciuto, di commentare e condividere come le bestie best in the world, di iscrivervi alla pagina Facebook che abbiamo in comune io e Nebbia. A questo punto io sono Peppe, questo è Level 22. Ciao a tutti ragazzi e boom, esce a tutti gli altri. Un saluto. Al prossimo video, ciao ciao!